In questo video vi faccio vedere con quale tecnica faccio le guarnizioni utilizzando la superficie dove vanno montate, cioè il piano del cilindro. Questa è già una guarnizione che ho ricavato semplicemente con l'utilizzo di un piccolo martello e una sfera e il piano di un cilindro, in questo caso che non utilizzo, che è meglio ancora. Misurerò i diagrammi standard con guarnizione 0,5, anche se il pistone va fuori, voglio vedere da che fasi partiamo. E poi misureremo le fasi anche con il nuovo pacco di guarnizioni. Innanzitutto ho ritagliato un pezzo con una sagoma abbondantemente superiore al piano in cui andiamo a lavorare. Non basta far altro che picchiare sui bordi, nei limiti della guarnizione, e questo provocherà il taglio della carta, e così vale anche per la superficie cilindrica tonda che abbiamo qui, che come risultato, dopo il martellamento, abbiamo avuto il taglio di un cerchio perfetto. Poi nei travasi magari mi aiuto con questa parte. Pian piano viene fuori il profilo del travaso e così via. Invece, per quanto riguarda i fori, lo vedrete nel video perché li faccio dopo quando il profilo già sarà realizzato. Basta guardare dove si trovano i fori, poggiare la sfera e martellare con molta forza. Poi successivamente prendo un tontino, in questo caso da 8, lo passo per pulire dal cerchio che è rimasto magari non perfettamente tagliato. A questo punto poi si può utilizzare un paio di forbici per correggere qualche profilo, qualche spigolo che può interferire. Mi rimane l'ultima guarnizione da fare, voglio farvi osservare solamente che utilizzando il cilindro avremo due semicerchi inizialmente che tagliano la guarnizione, quindi bisogna ruotare, riappoggiarsi sullo spigolo tagliato e riprofilare successivamente il resto del cerchio. Con questo metodo direi che si fa un ottimo lavoro e ripetitivo. Quindi alla prossima, grazie per aver seguito questo video.